C'è l'amministratore? Credo di sì. Telefonate in tipografia che mandino giù quelle botte. Tre colonne per la prima edizione. Ma no, vado io. La cassa è dall'altra scala. Pronto? Datemi il reparto fotografico. C'è il signor della Prada, vorrei parlare. La rubrica sportiva. Va bene, porterà tu stesso. Vado. Allora, queste botte sono pronte. Non ancora. Accidenti, siamo sempre alle solite, reclamate. Già fatto. Insistete, reclamate di nuovo. Mandate la composizione subito, è un pezzo urgentissimo, va pubblicato per domani. Come, Charpentier è morto? Giorgio Charpentier? Ma no, quello, Charpentier il biologo. Ah, bene. Il signor della Prada non... Un momento. Pronto? Reparto fotografico. Ah, sei duplice? Ciao. Dammi il reparto fotografico, per piacere. Dica. Il signor della Prada tarderà molto a venire. Signor della Prada? Sì, è più di un'ora che l'aspetto. Ma è già uscito. Come fosse? Ma scusi, non l'ha visto passare? Io non lo conosco. Non so che dirlo. Che voleva? Era per un romanzo. E l'ha scritto lei? Già, io. Venga la mattina dalle 9 alle 10. Dalle 9 alle 10, grazie. Buonasera. Allora, vieni a pranzo da me. Eh? Sì, ah, pronto, sì. Reparto fotografico. È un'ora che mi chiedono dalla tipografia le bozze della catastrofe di Chartres e i cliché della festa dei fiori. È urgentissimo. E chi vi dice, signore e signori, che il destino dei vostri figli non possa dipendere dall'acquisto che oggi farete di questo ingegnoso giocattolo? Non ridete, se onesto, e io vi chiedo che vi regalo al prezzo irrisorio, non dico di 200, e nemmeno di 100, ma di 50 miserabili franchi, il brampollo sentirà forse nascere in sé l'amore per la meravigliosa carriera del cielo. Una semplice e delicata tiratina a questo elastico e l'apparecchio volteggiando con grazia nell'aria tornerà in sinuosi ed eleganti arabeschi nelle mani di chi l'ha lanciato. Me ne dia 5 per piacere. 5? Sì, ho parecchi nipotini, già, e trovo che questo giocattolo è così divertente, così istruttivo. È un compare. Ma ne ho già comperati parecchi ieri. Sì, ma si sono già rotti. Insomma, me ne dia 5. Subito. È un gran bel giocattolo, è uno svago per i bimbi e direi quasi che diverte anche i loro genitori. È proprio un compare. Benissimo, e adesso la saluto, sono contento di avere una buona provvista. È un compare, lo giurerei. Va bene, sì, è un compare. Razza di gente in questo quartiere. Però, ma quante storie. Il commercio, tutti i mesi sono buoni. Arrivi a quest'ora tu. Che vuoi, ho aspettato più di un'ora al giornale. Ma già dopo... è vero, dovevi andare al giornale. Hai visto quel tale? No.